Sergio Dossena, allenatore dei giovanissimi del Latte Dolce, oggi al Vanissana siete sfidati con i più grandi, possiamo dire, è andata bene insomma, mister. Sì, abbastanza bene, per noi è un'esperienza giocare con ragazzi di un anno più grandi e stiamo affrontando questo torneo in prospettiva poi per le finali regionali dove affronteremo squadre agguerrite, quindi in questo torneo sicuramente affrontiamo squadre superiori a noi sia fisicamente che tecnicamente, però cerchiamo di giocarcela, di vedere, di fare il meglio. Ecco, si alza, come si dice, l'asticella delle difficoltà, e i ragazzi come li ha visti prima di scendere in campo? Erano impauriti, sapevano, insomma, erano consapevoli del loro valore, anche perché sappiamo che voi siete leader del girone nord, no? No, sono consapevoli del loro valore, però a volte appunto per questo il campionato affronta le partite un po' con sufficienza, perché sanno che comunque magari in un modo o nell'altro la partita la vincono, mentre qui hanno messo un po' più di impegno mentale, proprio meno cali di concentrazione, più concentrati sulla partita, proprio in prospettiva anche per la fase finale regionale. Ecco, mister, un pensiero su Vanissana, una figura di spicco al calcio sardo che le ha conosciuto, insomma, come si sente di ricordare la sua figura? Beh, certo, Vanni è stato in Sardegna, è stato uno dei mister più vincenti, oltre che essere stato anche uno dei primi a giocare a un certo livello in Serie A, e quindi lo ricordo perché l'ho avuto anche come allenatore alla Torre, lo ricordo sempre con affetto, con simpatia. Ecco, quali sono gli insegnamenti che ha lasciato a Sergio Dossena come mister? Come mister, diciamo che comunque lui pretendeva sempre determinazione e voglia di fare, insomma, in campo per dare il massimo, e poi dopo le partite si possono vincere o perdere, però bisogna sempre andare in campo e uscire a testa alta. Comiste, invece, quali sono le avversarie che temete di più per queste finali regionali, nella lotta per riportare a Sassari il titolo giovanissimo? Beh, sicuramente le più forti sono le solite Sigma e Perrini a Cagliari, però anche il Terralba è una bella squadra, l'Alghero stesso che ci siamo già confrontati nel nostro girone è un'ottima squadra, quindi bisognerà arrivare al meglio in queste partite e poi dopo sicuramente penso che ce la giocheremo con tutti, cercando di riuscire a portare a casa questo titolo regionale. Benissimo, mister, noi ringraziamo, un grande in bocca al lupo ovviamente per la partecipazione al Vanissana, una bella esperienza per i suoi ragazzi, un grande in bocca al lupo per le finali regionali. Crepi il lupo. Grazie.